Dunque, allora, vediamo un tipo differente di amplificatori adesso con bipolari, che sono gli amplificatori differenziali. Quindi amplificatore differenziale. A transistori bipolari. Il circuito è diverso rispetto a quello che abbiamo visto finora perché invece di esserci un solo transistore ce ne sono due. Quindi la situazione è di questo tipo: abbiamo la tensione di alimentazione e poi c'è un circuito perfettamente simmetrico dove ci sono due resistenze uguali, due transistori uguali che si uniscono ad un'unica resistenza, una tensione. Poi i due transistori sono polarizzati, ora per semplicità non disegno tutto il circuito di polarizzazione, ma eventualmente dalla stessa rete di polarizzazione. Ora per comodità io qua metto semplicemente una tensione applicata sulla base, tramite una componente continua VBB e poi una componente variabile che chiamo VI1. Chiamiamo uno questo transistore, quest'altro transistore lo chiamiamo 2 e applichiamo una tensione alla base dello stesso tipo, VI2 più VBB. La tensione di uscita la possiamo prendere per esempio tra qua e massa, chiamiamo VU1. Allora, ricapitolando, il circuito è perfettamente simmetrico. Circuito simmetrico vuol dire che la topologia del circuito è perfettamente simmetrica. Qua si vede abbastanza bene, no? Che diciamo, il transistore 1 e il transistore 2 vedono praticamente lo stesso mondo, no? Hanno l'emettitore R, vedono un altro transistore dall'altra parte, hanno una resistenza dal collettore verso massa RC, hanno la base polarizzata nello stesso modo, sono in condizioni perfettamente identiche. Questo è importante per due motivi. Prima di tutto perché questo circuito sfrutta molto questo tipo di simmetrie e le semplificazioni che ne derivano, che vedremo insieme tra pochino. L'altra cosa, dal punto di vista dell'analisi, che bisogna tenere presente è che possiamo sfruttare le simmetrie per evitare di calcolare più volte alcune cose. Faccio un esempio. Tutte le funzioni di trasferimento che vanno da VI1 a un punto qualunque, no? Prendono VI1 come ingresso e l'uscita a un nodo qualunque la tensione su un nodo qualunque del circuito, ovviamente sono uguali alle funzioni di trasferimento che partono da VI2 come ingresso e hanno come uscita il nodo simmetrico. D'accordo? Per motivi di simmetria non c'è motivo per cui siano diverse. Quindi, per esempio, se la funzione di trasferimento da VI1 alla tensione di collettore del transistore 2, è chiaro che è uguale alla funzione di trasferimento da VI2 alla tensione di collettore del transistore 1, perché il circuito è lo stesso. Ok? Ecco, questo tipo di simmetrie dobbiamo sfruttarle. Il circuito è perfettamente simmetrico, in aggiunta, o quantomeno a sottolineare questo aspetto, non soltanto la rete esterna deve essere uguale, i due transistori devono essere identici e devono essere polarizzati nello stesso. Quindi i due transistori sono identici. Identici vuol dire anche alla stessa temperatura, eh? E
sono polarizzati perché le caratteristiche di un transistore dipendono dalla temperatura, quindi identici vuol dire che si mettono alla stessa temperatura. Alla no, detto sono polarizzati nello stesso punto, nello stesso allora. Vediamo il funzionamento. Prendiamo un caso, un tipo di funzionamento che si chiama funzionamento in modo differenziale. Studiamo prima quello. Funzionamento. Abbiamo due ingressi, V1 e V2, quindi abbiamo diverse combinazioni possibili. In modo differenziale. Che cosa consiste il funzionamento in modo differenziale? La cosa più importante è che V1 e V1 uguali in modulo e in segno opposto. Quindi scegliamo di prendere gli ingressi uguali in modulo e in segno opposto. Chiamiamo Vd l'ampiezza degli ingressi, quindi V1 sarà uguale a Vd, V2 sarà uguale a meno Vd. Ora a questo punto bisogna sfruttare un po' le simmetrie. Perché per vedere l'effetto di questa tensione d'ingresso su ciascun nodo, noi che cosa possiamo fare? Possiamo sfruttare il fatto che il circuito per il piccolo segnale a circuito lineare e quindi applicare il principio di sovrapposizione degli effetti. Quindi per vedere la variazione di tensione su un nodo qualsiasi possiamo vedere l'effetto che ha la tensione V1 e poi calcolare separatamente l'effetto che ha la tensione VI2 e sommare i due effetti. D'accordo? Questo classico questione di sovrapposizione degli effetti in un sistema lineare. Fin qui niente di nuovo. Però a questo punto entrano in gioco le simmetrie, perché tutti i nodi per cui l'effetto delle due tensioni è lo stesso, quindi i nodi che per simmetria si trovano a sentire nello stesso modo il generatore V1 e il generatore V2, quando l'amplificatore funziona in modo differenziale, quindi V1 uguale a più Vd e V2 uguale a meno Vd, hanno una variazione totale nulla, perché l'effetto dei due generatori è uguale ma opposto in segno. D'accordo? Quali sono questi punti, questi nodi? Torniamo un attimo indietro. Ce ne sono diversi. Per esempio, uno è questo qua, l'emettitore. Di 1 e di 2, no? Vedete, l'emettitore di 1 e di 2 è chiaro che subisce nello stesso modo l'effetto di V1 e l'effetto di V2, perché il circuito è perfettamente simmetrico, no? Se provate a immaginare la rete, per ottenere l'effetto di V1 su VE è la stessa di quello per ottenere V2 su VE, perché la rete è esattamente identica. Poiché V1 è uguale a meno V2, l'effetto totale su VE sarà nullo. E per questo motivo, dal punto di vista delle variazioni, VE è attenzione nulla. Okay? È un punto che nel circuito di piccolo segnale, quando l'amplificatore è usato in modo sta funzionando in modo differenziale, è attenzione per le variazioni nulla. D'accordo? Questo è l'unico punto che mi viene in mente ora. Eh sì, in effetti è l'unico punto, perché è il punto che risente nello stesso modo delle due tensioni. Va bene? Quindi, questo è il primo punto, intanto lo scrivo, poi ritorno su un altro aspetto.
Quindi qui il concetto generale è che tutti i nodi simmetrici rispetto ai due generatori hanno variazione di tensione lorda. Allora, torno indietro al disegno di prima. Per esempio, un altro che in quella stessa situazione, un'altra quantità che nella stessa situazione è la corrente in RE, però insomma una volta che ho detto che è nulla la tensione, perché vedete la corrente in RE sente nello stesso modo l'effetto di V1 e l'effetto di V2 per simmetria. Essendo due effetti opposti, uguali in modulo ma opposti in segno, l'effetto sulla corrente in RE è nullo. Quindi la corrente in RE non varia. Che vuol dire che nel circuito di piccolo segnale al posto di RE posso mettere un circuito aperto, tanto non conta niente. Comunque, una volta che ho deciso di cortocircuitare VE, l'effetto è preponderante. Guardate qua, quando metto VE in corto, con la massa, cioè non in corto, scusate, a massa per il circuito di piccolo segnale, in pratica ho separato il ramo di sinistra dal ramo di destra dell'amplificatore, perché posso calcolare la funzione di trasferimento tra l'ingresso I1 e l'uscita V1 in modo completamente indipendente dal transistore 2, perché qui al posto dell'emettitore ho la massa, d'accordo? Quindi l'effetto secondario è che posso studiare solo metà circuito. Tanto so già cosa succederà, l'altra metà avrà variazioni uguali in modulo e opposte di segno. Allora, andiamo a vedere come è fatto il circuito. Quindi disegno il circuito prima di circuito di piccolo segnale. Sono in modo differenziale. Allora, devo mettere solo il generatore di tensione variabile V1 che è uguale a VD. Questa è la base del transistore 1. Chiamiamola B1, poi l'emettitore del transistore 1 è a massa, abbiamo detto per le variazioni, qui ho HE, visto che alla fine è solo un transistore non c'è bisogno che lo chiami HE1, posso chiamarlo HE, tanto è uguale a quell'altro poi del resto, qui c'è il collettore C1, tra collettore e emettitore c'è HFEB. Qui magari uno per ricordarmi ha senso mettercelo. In parallelo c'è la resistenza 1 su HE e ancora in parallelo c'è l'RC e questa è la tensione VU1. Quindi in pratica abbiamo il circuito equivalente di un amplificatore a emettitore comune senza resistenza sull'emettitore, quindi il calcolo lo sappiamo già fare: VU1 diviso VD
è uguale a meno RC parallelo a 1 su HE. Questa è resistenza per la corrente che ci passa, che è HFIB1, ma IB1 è VD diviso HE. Quindi in questo caso se trascuro uno su HOE, insomma, considero uno su HOE praticamente molto grande, no? Nel parallelo con RC, questo lo posso scrivere come RC per HFE diviso HE. Questo chiaramente vale se uno su HE è molto maggiore di RC. Classica considerazione che spesso facciamo. Allora, a questo punto noi possiamo definire una quantità che si chiama amplificazione differenziale che vuol dire amplificazione della differenza tra i due ingressi. Allora, in questo nostro caso vuol dire VU1 diviso 2VD, perché VI1 meno VI2 è uguale a 2 volte VD. Quindi questa è la differenza dei segnali d'ingresso. E quindi di conseguenza fa meno RC per HFE, approssimativamente manteniamo HE trascurabile, meno RC per HFE diviso 2 volte HE. Quindi questa qui è quella che si chiama 2VD, è la tensione differenziale d'ingresso, cioè la differenza tra le due tensioni d'ingresso. E l'espressione di sopra è l'amplificazione di questa differenza. Ovviamente, avendo due tensioni d'ingresso, ci si può sbizzarrire un po'. Ora abbiamo fatto un funzionamento in modo differenziale. C'è anche un altro funzionamento che è significativo, che è il funzionamento in modo comune. Nel funzionamento in modo comune, la differenza principale è che le due tensioni di ingresso sono concordi invece che essere di segno opposto. Quindi abbiamo tipo VI1 uguale a VI2 uguale a VCC. Vabbè. Qui la considerazione più importante è che i rami in cui l'effetto dei due generatori è opposto hanno variazione di corrente nulla. Quindi per le variazioni sono un circuito aperto. Vuol dire circuito aperto. Nel circuito equivalente di piccolo segnale. Per capirci bene, guardiamolo qua. Per esempio, se io disegno lo stesso circuito di prima, queste sono le due resistenze RC,
questo è il, questa è la coppia transistori 1 e 2, questi sono i due generatori, questo è VI1 e questo è VB. Allora, adesso che cosa faccio? Un piccolo accorgimento. Invece di farvi vedere una resistenza RE e basta, faccio una cosa del genere. Ve ne metto due resistenze di valore 2RE in parallelo, che vanno a una tensione meno VEE. È semplicemente un piccolo accorgimento per farvi notare una cosa. Vedete, se prendo questo ramo che va dall'emettitore di 1 all'emettitore di 2, ok, lo considero un ramo per un momento, ma in caso particolare potrebbe essere lo stesso nodo, ma insomma diciamo che è un ramo di impedenza nulla, è la stessa cosa. Però questo vi aiuta a notare che l'effetto sulla corrente in quel ramo dei due generatori è, per motivi di simmetria, uguale opposto, perché quando VI1 è attivo, per esempio se VI1 è positivo, spinge la corrente in questa direzione lungo il ramo. Se VI2 invece alternativamente è positivo, spinge la corrente nella direzione opposta. Poiché il circuito è perfettamente simmetrico, l'effetto è uguale, i due effetti si sottraggono, si cancellano e quindi alla fine in quel ramo non passa corrente. Ok? Nel dubbio uno può fare il conto, deve calcolare l'effetto di uno e poi l'effetto dell'altro e lo vede, ma insomma la cosa si capisce a livello un po' più alto semplicemente guardando la simmetria. Va bene? Quando agiscono contemporaneamente V1 e V2 in quel ramo non passa corrente. Questo vuol dire che se faccio un'analisi delle variazioni, per fare un circuito equivalente delle variazioni, al posto di quel ramo posso benissimo mettere un circuito aperto. Quindi solo in funzionamento in modo comune, scritto comune con 2M, solo nel funzionamento in modo comune quel ramo può essere sostituito con un circuito aperto. Questo mi comporta degli altri vantaggi nell'analisi. In particolare il fatto che anche in questo caso posso schematizzare il circuito e con un circuito che ha soltanto un transistore, perché vedete posso studiare al solito VI1, di qua l'uscita la prendo la stessa parte, così VU1 tra qui e massa, e posso studiare soltanto metà circuito. Quindi proviamo a fare da questa parte circuito di piccolo segnale. Vedete cosa metto? Metto VI1 da questa parte. Qui c'è la base del transistore 1. Poi ho l'emettitore che è qua, tra base ed emettitore ho HE attraversato dalla corrente IB1, tra emettitore e massa per le variazioni ho 2RE, da questa parte ho il collettore, qui c'è HFIB1, in parallelo c'è 1 su HE, e poi tra qui e massa, ora lo faccio in alto perché non ho spazio, c'è la resistenza RC. E questa è la situazione. Va bene.
Questo di nuovo l'ho già studiato, non è che devo fare il conto preciso, è un amplificatore emettitore comune con resistenza sull'emettitore. In particolare la resistenza sull'emettitore vale 2 volte R. Quindi so calcolare l'amplificazione. Questo V1 è uguale a VC. La tensione che voglio calcolare, questa, è VU1. Quindi calcoliamo questa amplificazione che si chiamerà stavolta amplificazione di modo comune. Quindi l'amplificazione di modo comune è AC ed è per definizione la tensione di uscita rispetto alla tensione di modo comune. Tensione di modo comune è la variazione della tensione d'ingresso che è comune ai due ingressi. Quindi non sto a fare il calcolo perché l'abbiamo già fatto insieme e questo sappiamo quanto vale. Vale meno, e di fatto è un'amplificazione intrinseca a vuoto perché non ho messo il carico, ho messo il generatore ideale, quindi devo mettere meno HF' per RC diviso HE più HF' per 2 volte R. Quindi questa è la espressione che si può semplificare, vi ricordate, se 1 su HE è molto maggiore sia di RC sia di RE. Allora l'HF' può essere HFE, e quindi mi viene questa espressione qua. Quindi l'amplificazione in modo comune, come si vede abbastanza bene da questo esempio, viene molto più piccola dell'amplificazione in modo differenziale, perché in pratica la differenza tra i due è questo termine più 2 volte HFRE al denominatore, che può essere anche molto grande. Va bene. Quindi abbiamo calcolato l'amplificazione in modo comune, prima ancora l'amplificazione differenziale. E poi chiaramente sono due situazioni particolari. Abbiamo detto funzionamento in modo differenziale, le due tensioni d'ingresso sono uguali in modulo opposto in segno, funzionamento in modo comune sono uguali in modulo e uguali in segno. D'accordo? Chiaramente, essendo due gli ingressi, le combinazioni possibili sono molte di più. Okay? La cosa interessante è che si riesce a vedere che si può capire tutto e tener conto di tutte le possibili combinazioni degli ingressi soltanto con l'amplificazione in modo comune e con l'amplificazione differenziale. Okay? Bastano queste due. E adesso vediamo un attimo perché. Il motivo è piuttosto semplice. Ed è questo, se io prendo, aprendo il nero, una tensione di ingresso qualunque, non di ingresso, diciamo una tensione di uscita qualunque, siccome il sistema è lineare, io posso scriverla come una combinazione lineare delle due tensioni di ingresso, quindi avrò una cosa, una sorta di A1 per VI1 più A2 per VI2. Questo è vero per forza, no? Questo è vero semplicemente perché il sistema è lineare. Chiaramente noi sappiamo che nel nostro caso non è che è lineare il sistema intorno al punto di riposo si può scrivere come un sistema lineare facendo un'espansione al primordine, quindi per piccole variazioni rispetto al punto di riposo. Quindi più che lineare è linearizzato intorno al punto di riposo. Ma vabbè, questo è semplice. Allora, per comodità, possiamo riscrivere le stesse cose aggregando termini in modo differenti, cioè scrivere così, qui lo potremmo scrivere così come A1 meno A2
diviso 2 per v1 meno v2 più a1 più a2 per v1 più v2 fratto 2. Che cosa ho fatto? È solo un modo diverso di scrivere l'espressione di prima. Se ci fate caso è esattamente uguale. Vedete, perché facendo le opportune semplificazioni, il termine A2 che moltiplica V1 sparisce e il termine A1 che moltiplica V2 sparisce. Quindi l'espressione di sotto è esattamente uguale all'espressione di sopra. Perché mi interessa farla vedere in questo modo? Perché se la prima è vera, ovviamente è vera anche la seconda, però nella seconda io riconosco alcuni termini che abbiamo usato finora. Perché cos'è che riconosco? Riconosco questa roba qua, la differenza tra le due tensioni, e il valore medio, che è la tensione di modo comune. O meglio, guardate bene, quando io decido di far funzionare l'amplificatore in modo differenziale, va bene, dei termini a destra dell'uguale, il secondo è nullo, perché le VI sono una all'opposta dell'altra, quindi la somma è zero, va bene? Il primo termine invece conta. Quindi, cosa vuol dire? Che il primo termine V1 meno V2 sarà Vd, e allora quel quantità a moltiplicare dentro la parentesi quadra è la cosa che ho chiamato amplificazione differenziale. D'accordo? Ripeto ancora una volta. Questa espressione, se è vera la prima, è vera anche la seconda, perché sono identiche. Adesso però, guardiamo la seconda con, come dire, gli occhiali delle cose che abbiamo appena detto. Se faccio funzionare in modo differenziale l'amplificatore, ho VI1 uguale a VD, VI2 uguale a meno VD. Questo che cosa vuol dire? Che l'ultimo termine è nullo. E allora, per quello che abbiamo detto, V1 è uguale all'amplificazione differenziale per 2VD. Quindi questa quantità qui è l'amplificazione differenziale. Analogamente, se faccio funzionare in modo comune l'amplificatore, quindi le differenze V1 e V2 sono uguali, tutte e due a Vc, allora questo termine V1 meno V2 è nullo, e quindi il primo addendo dell'espressione a destra dell'uguale è nullo, mi rimane soltanto il secondo. V1 più V2 diviso 2 fa Vc, ovviamente, e quel termine, quindi A1 più A2, sarà l'amplificazione in modo comune, quello che abbiamo chiamato AC. Quindi l'espressione complessiva della tensione di uscita è questa qua, AD per 2VD più AC per VC. Beh, a questo punto quindi possiamo mettere in relazione A1 ad AD e ad AC, perché chiaramente abbiamo che AD è uguale, se AD è uguale ad A1 meno A2, cioè, mettiamo 2AD è uguale ad A1 meno A2 e AC è uguale ad A1 più A2, allora da qui si può facilmente ricavare A1 e A2 in funzione di AC. Quindi A1 sarà uguale a, devo fare la somma diviso 2, quindi ad AD più AC mezzi, e A2 sarà uguale a meno AD più AC mezzi.
E quindi in generale qualsiasi tensione di uscita la posso esprimere in funzione delle quantità delle tensioni di ingresso in questo modo. Al posto di A1 V1 posso sostituire questa espressione, quindi AD più AC mezzi per VI1 più A2, quindi meno AD più AC mezzi per V2. Ok? Va bene, in pratica che cosa ho detto finora? Ho detto semplicemente, una volta che ho trovato le amplificazioni in due modi di funzionamento particolari, posso calcolare la tensione d'uscita in funzione degli ingressi per qualunque combinazione degli ingressi. Va bene, questo è una proprietà che discende direttamente dalla linearità del sistema, perché l'amplificazione per qualunque ingresso è sempre una funzione lineare di due coefficienti, quindi AC e AD ce li ho, sono a loro volta due coefficienti, mi consento di ottenere gli altri due, esattamente quello che ho fatto. Va bene? Ma questo per dire che per studiare un sistema a due ingressi, una volta che ho questi due parametri, non me ne servono altri per capire come si comporta. Allora, guardando un pochino l'espressione di V1 prima, vedete c'è scritto V1 uguale a D per la differenza, per la tensione differenziale, questa 2VD, più AC per la tensione in modo comune. Quindi c'è una componente della tensione uscita che dipende solo dalla differenza, e una componente della tensione uscita che dipende dal valore medio delle due tensioni di ingresso. Allora, noi diciamo che un amplificatore si dice differenziale se praticamente dipende soltanto dalla differenza delle tensioni di ingresso. Questa, se volete, è una definizione. Un amplificatore si dice differenziale se AD è molto maggiore di VC e di AC. Quindi questo vuol dire che VU1, che è uguale ad AD per 2VD più AC per VC, è praticamente uguale ad AD per 2VD. Quindi l'uscita dipende soltanto dalla differenza delle tensioni di ingresso e non dalla somma, o comunque in modo minore dalla somma. Quindi la Quindi la tensione di uscita dipende quasi solo dalla differenza di ingresso. Non so cosa è successo qua.
C'è anche un parametro che si usa per definire quanto è buono un amplificatore differenziale che ha questa sigla, si chiama CMRR, è una sigla inglese, sta per Common Mode Rejection Ratio, cioè in italiano letteralmente vuol dire rapporto di reiezione del modo comune. Quindi mi dice quanto viene respinto il modo comune. E ha una definizione molto semplice, è semplicemente il rapporto tra l'amplificazione differenziale e l'amplificazione di modo comune. Questa è la definizione, il modo in cui si calcola. Okay? Noi possiamo calcolarlo per l'esempio che abbiamo visto e viene un numero, un rapporto piuttosto, un'espressione piuttosto semplice da scrivere, non ci interessa in questo caso particolare, però che cosa mi dice? Mi dice quanto, perché è importante, perché se il CMRR è grande vuol dire che quell'approssimativamente che abbiamo scritto prima di V1 circa uguale ad AD per 2VD è effettivamente vero, ok? In pratica, se voi vedete, se scrivo l'espressione prima usando il CMRR, la posso riscrivere così, VU1 uguale ad AD che moltiplica 2VD più VC diviso il CMRR. Quindi più è grande questo CMRR, più questa quantità qui si può trascurare. Vabbè. Nei casi pratici di amplificatore differenziale commerciale, di solito questo rapporto di reiezione in modo comune vale da 1000 a 10 milioni, insomma, a seconda dei casi. Okay? E quindi in pratica, per un amplificatore che venga venduto come differenziale, questo CMRR varia da 10 alla 3, alla 3 a 10 alla 7. Quindi è effettivamente un numero molto grande che consente di trascurare la componente in modo comune. Per l'esempio che vi ho fatto io qua, probabilmente andiamo vicini a un CMRR uguale a 100, okay? Se proviamo a mettere dei numeri reali, non viene un numero così elevato come questo, però con un po' di accortezza si riesce a spingere molto in alto. 10 alla 7 come rapporto di reiezione in modo comune non è strano, è piuttosto frequente, specialmente negli amplificatori che voglio adoperare, per esempio per misurare una tensione differenziale, amplificatore da strumentazione, facilmente un CMRR a 10 alla 7. Okay. Va bene, ci fermiamo, facciamo una piccola pausa.